Un cordiale benvenuto a tutti i presenti, sono Fulvio Curioni, eh, introduco brevemente eh, questa cerimonia che per noi è un punto di partenza già attuato, che è quella dell'inaugurazione dello sportello municipale di conciliazione. Sono presenti il nostro sindaco eh, Enrico Vignati che da sempre ha condiviso questa esperienza, eh, presente la dottoressa Medeo presidente dell'organismo di mediazione ADR Novaius in Roma e cedo subito la parola al sindaco grazie, grazie a tutti voi per la presenza sarò brevissimo qui vedete alla mia destra il tricolore che andrò a togliere in questo momento per inaugurare ufficialmente lo sportello di conciliazione comunale Proseguiamo verificando anche poi e illustrandovi il, la sala prevista per lo sportello di conciliazione municipale e ci portiamo in aula consigliare. Un cordiale benvenuto a tutti i presenti, eh, ringraziamo per questo appuntamento la presenza di due sindaci dei comuni di Gerenzago e Monticelli, la presenza del dottor Zambelli per la Prefettura di Pavia. Eh, e ne siamo grati. E eh, prima di iniziare questo incontro, è nostro desiderio consegnare al sindaco Enrico Vignati un eh, piccolo gesto e un segno di riconoscenza per il cammino che abbiamo condiviso fino all'inaugurazione di questo sportello municipale della conciliazione. E la dottoressa Amedeo, alla quale passo poi la parola, provvederà adesso alla consegna. Ecco qui. Grazie. Grazie a tutti di essere qui. Io sono onorata eh, di essere qui nel comune d'Inverno e in Monteleone. È un comune che eh, ci ha dato fiducia fin dall'inizio. E abbiamo iniziato questo percorso per quanto riguarda proprio la, le procedure di, di mediazione. Quindi sono, sono qui a ringraziarlo personalmente perché è il primo comune eh, in Italia che mh, ci ha permesso eh, comunque mh, questo cammino e eh, abbiamo una bella Camera Municipale ora per poter fare le mediazioni all'interno del comune. Non verremo noi da Roma a fare le mediazioni, ma sarete proprio voi con i nostri mezzi, nel senso che noi diamo le, le procedure e voi personalmente eh, con un cammino che faremo insieme per dare qualità anche alla mediazione perché non ci dimentichiamo che la mediazione è una procedura ma la conciliazione è l'accordo e quindi l'atto finale della mediazione. Ora ripasso nuovamente la parola a Fulvio perché penso di, di, di aver detto già abbastanza per, per, per il momento. Grazie ancora a tutti i presenti. Grazie Ornella. Lo svolgimento dell'incontro di oggi è, eh, vuole essere eh, semplice proprio perché abbiamo un bisogno di parlare alla gente al territorio. Io credo che nella nostra Italia, nel nostro paese, della gente che vuole sempre eh, avere e promuovere un paese migliore, la mediazione si ponga come uno strumento indispensabile nel territorio. Perciò il sogno è quello per ogni italiano e anche in questo comune, in questo territorio, di poter eh, risolvere e, e avere quasi un riscatto della nostra dignità, della nostra vita, una presenza perciò molto importante a, a, a livello della giustizia in Italia, un segno eh, concreto di disponibilità alle persone nel territorio. Vi ringrazio ancora per l'attenzione. Procediamo sì. pure. Due, due parole, un ringraziamento eh, ovviamente per il riconoscimento che avete voluto consegnarmi, ma un ringraziamento a tutti i comuni che stanno aderendo a questa iniziativa. Noi siamo stati semplicemente la prepista. dobbiamo ragionare oramai come territorio, non come singolo comune, perché se continuiamo a pensare ai comuni come quelli disegnati sui confini delle mappe non andremo da nessuna parte. Questo deve essere l'impegno degli amministratori di questo secolo. Il resto è storia. Grazie ancora.